Buongiorno, allora, questo è un aggiornamento del canale, più o meno. Non so se farò un vlog, cioè se lo farò come vlog oppure solo un video chiacchierino, un video dove parlo. Comunque niente, vi voglio spiegare cosa è successo, come mai faccio così pochi video. E voglio spiegarvi anche qualche aggiornamento sulla vita, poche parole. E qua c'è il mio bimbo. Vediamo se vuole venire. Vediamo. Lui non vuole venire. Vuole partecipare solo quando vuole lui. Dice, ciao, ciao, io sono un gatto cattivo certe volte. Certe volte sono bravo. E faccio le coccole, sto sempre dietro, però quando mi girano i fondelli io faccio il cattivo, vero? Sì, bello, 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 il mio bimbone che sta diventando grande, grande, sto diventando grande, grande. Sto diventando grande. È bravo quando dorme. Bravo quando dormi, bimbo, vero? E niente. Allora, aggiornamenti. Come mai sono assente? Come mai metto un video a settimana e perché non pubblico più tre video a settimana o due video a settimana come facevo prima? Allora, non per il caldo e non per il freddo, questo è sicuro. L'unica cosa che mi sto, diciamo, un po' annoiando. Sui social ho notato molti cambiamenti in questi mesi e uno specialmente su Instagram, che come avete visto non pubblico quasi mai, sono assente completamente perché sto trovando troppi fake su Instagram dove rubano anche la mia identità, fanno finta di essere me con altri nomi e certe volte si spacciano per me su altri siti, come siti di incontri, in poche parole. E ho sgamato un sito di incontro, adesso non mi ricordo se meeting o qualcosa del genere, dove ci sono le mie due o tre foto, la mia propria faccia, e c'era scritto il nome Giulia. Io non mi chiamo Giulia. Per cui si spacciano per me, si spacciavano per me tra il nome e le foto senza il mio consenso. Le foto credo che le hanno prese su Instagram, per cui mi hanno rubato le foto su Instagram. E appunto il nome, dato che non sapevano come mi chiamavo, giustamente hanno messo il nome a caso, Giulia, no? E la mia età però hanno messo la mia età, quella giusta, e anche dove sono di preciso. Hanno messo proprio Como con la mia età giusta, eccetera. E io ho scoperto questa cosa qui, ma non solo su questo sito, ma anche su altri siti. Mi hanno rubato praticamente le foto, eccetera, no? Per quello che io vi dico che io non voglio che le persone su YouTube o tantomeno su Instagram o su altri social sanno il mio nome, sanno come mi chiamo, la mia età, di dove sono, eccetera. Perché appunto ti possono rubare l'identità e fare finte che sono loro. Ovviamente, vabbè, io avevo già segnalato questa roba qui, ma credo che la segnalazione non ha fatto un cavolo. E niente, per cui sto tutelando, diciamo, il mio privacy, me stessa, in poche parole, perché appunto non voglio che ancora rubano le mie foto. Come sapete, il mio Instagram è privato, per cui è sempre tutto sotto controllo, tutto controllato. Quando qualcuno mi invia la richiesta di segui, io controllo sempre il profilo della persona oppure chiedo se mi seguite su YouTube e quale canale, così almeno posso sgamare già subito le persone. Essendo che io ho tre canali adesso, le persone non possono dirmi: ah, ti seguo su quel canale, capito? Cioè,
Ho ricevuto tanti messaggi su Instagram, che cosa bestiale, e non erano neanche quelli veri, per cui erano molte persone fake che poi in un video vi farò vedere le foto dove ho salvato tutto. Per cui sono, diciamo, mi sto annoiando a stare sui social, non sto pubblicando tanto su Instagram, su YouTube ogni tanto. Ma perché? Perché uno su YouTube vedo che molte persone si interessano ai video che, ok, certe visualizzazioni sono alte, ma certe sono basse. Ad esempio, quelle che vanno di più sono i Gratta e Vinci. Sul mio canale i video di Gratta e Vinci spopolano che le visualizzazioni sono alte. Se devo mettere uno shopping, le visualizzazioni per un giorno sono basse, poi dopo 2 o 3 giorni iniziano a alzarsi. Io non lo so, quelle persone che mi seguono e che sono iscritte al mio canale, non so dove sono sparite, non so se davvero guardano i miei video, non lo so, so solo che ci sono poche persone che lo fanno. Io lo noto dai commenti, anche se voi non mi scrivete commento lungo, ma mi scrivete un commento riferito al video. Io so che tutte le volte che voi scrivete, so che quella persona c'è sempre nei video e li guarda sempre. Per cui ho notato che quando pubblico qualche video, le visualizzazioni sono sempre morte, in senso che non ho 100 visualizzazioni in un'ora, ho 5 visualizzazioni, 5 persone che guardano i miei video dopo che è uscito il video, che ho pubblicato il video. E con l'impegno che ci metto, il tempo che ci metto, dopo ti passa la voglia quando pubblichi il video che vedi quelle 5 persone che ti guardano il video dopo che è uscito. Dopo che passa un'ora, comunque le visualizzazioni sono più o meno basse. E ti viene come per dire, cioè, che cosa lo faccio fare se poi le persone non le guardano i video, specialmente quando li pubblichi subito. Allora, se non va bene l'orario in cui io pubblico i video, basta dirmelo sotto nei commenti o in privato che io cambio la pubblicazione. Adesso io lo sto pubblicando alle 2 del pomeriggio. Però se voi avete da fare, avete impegni, io li pubblico alla sera e non al pomeriggio. Per farvi capire, perché dopo un po', quando vedo queste cose, mi annoia poi a registrare, a montarli, perché appunto io ci metto 2 giorni per fare un video. Montare, pubblicare, registrare. Ci vuole il tempo. E se i video sono fatti bene, ancora di più ci vuole. Per cui, se poi vedi tante persone che non guardano i tuoi video, allora inizi già a dire: che noia, cioè, capito? Non so se mi sto spiegando. Io non sono come le altre YouTuber, non sono come le altre ragazze che fanno vedere sponsorizzazioni, collaborazioni e non fanno vedere i prodotti, appunto, che regalano o ti pagano per fare queste cose. Per il momento che sono qua da ormai quasi 10 anni, non ho fatto questo. Sono una ragazza normale, semplice, come altre persone, tantomeno le persone che mi stanno guardando. Per il momento faccio queste cose qua. E cioè, per farvi capire, sono un po' delusa, sono un po'. Mi scoccia, inizio già a scocciarmi a stare appunto sia su YouTube che su Instagram. Su Instagram è diventata una cosa, uno schifo, proprio uno schifo, perché ti rubano appunto le foto, devi stare anche attento a chi ti segue. In più molte persone si sono anche cancellate, non mi seguono neanche più dopo un tot di anni, dopo un anno così, le persone non mi seguono più su Instagram, per farvi capire, e io sono delusa perché da 650 follower sono sparite più di 50 persone. Sul mio profilo, cioè, prima mi scrivevi in privato, mi dicevi belle cose, ricevevo complimenti e dopo chi si è visto, sparito dal nulla. Poi
Può essere che anche Instagram che cancella i follower, non lo so, però è bruttissimo. Poi quando vedi che le persone se ne vanno senza un motivo e neanche ti scrivono, guarda, non mi piace più perché non fai i contenuti che non mi soddisfano. Allora lì posso capire e dire, ok, cerco di fare quello che vuoi, cerco di fare quello che piace a me, ma quello che piace no, anche alle persone che mi seguono. Però così è brutto, capito? Molto brutto, per cui mi sta passando la voglia di fare i video, di stare su Instagram, non lo so. Poi ho notato anche una cosa, che su YouTube molte YouTuber sono sparite. Non fanno più video. Loro dicono perché YouTube è cambiato, che poi è vero. Dicono anche per i commenti che ricevono sotto ogni video che fanno commenti negativi, ed è vero perché gente che scrive commenti assurdi, anche no. Però ho notato che molte YouTuber sono sparite, non fanno più video come prima e non ci sono proprio sul canale. Non, per me, cioè per loro il loro canale non esiste più. Esiste solo ogni tanto per vedere se ancora ci sono quelle persone che ti scrivono commenti brutti. Stessa cosa anch'io, ricevo molti commenti brutti in certi video che faccio e all'inizio sì, vado avanti. Poi dopo, quando leggo certi commenti, sono stufa e dico, cioè, io lo faccio per le persone, lo faccio anche per me, per divertimento, ma poi dopo se devi sentire questi commenti, cioè ti perdi proprio, come per dire, mi faccio la mia vita, faccio quello che facevo prima, senza pubblicare, senza fare niente. Infatti, se voi avete visto in questi mesi, io non vi ho fatto vedere tutto quello che ho fatto, sia su Instagram che su YouTube. Di solito su Instagram ogni singola cosa che io faccio, se vado al supermercato, se vado al negozio, se esco, riprendo sempre quei 5 secondi, quei 5 minuti su Instagram tutti i giorni, tantomeno anche su YouTube. Invece, come avete detto, come avete visto, in questi mesi non sto pubblicando più niente, non vi sto facendo vedere più niente, perché è appunto diventato una cosa allucinante. Sono un po' delusa. E non lo so come finirà, non so se appunto andrò avanti su Instagram, se andrò avanti su YouTube, non lo so. Il mio obiettivo era divertirmi, far divertire anche voi con le cose che interessano sul mio canale. Faccio video di diverso genere, sia maschi che femmine, non solo per femmine, se no quest'ora facevo solo per femmine. E non lo so come finirà, non lo so. Mi dispiace perché YouTube faceva parte di un pezzo della vita. Appunto, mostro quello che faccio, le cose belle, le cose brutte. Sì, ogni tanto le metto, ma ogni tanto le lascio in privato. E questo è, per cui sto pubblicando poco in questi giorni, in questi mesi. Non lo so se riuscirò a avere la voglia di pubblicare ancora 2 video a settimana o 3 video a settimana. Probabile che pubblicherò un video a settimana quando c'ho voglia. E se mi tornerà la voglia di pubblicare, di fare i video e vedere le persone che piace quello che faccio, tantomeno anche scrivermi in privato sotto nei video. A me fa piacere perché rispondo a tutti. Però se vedo che qualcuno non gli interessa e stanno lì così tanto per vedere 5 minuti di video dopo che il video dura 10 minuti, non lo so se mi piace fare così, capito? Non so se mi sono spiegata. Questa è la cosa di quello che è successo. Diciamo, non più così tanta voglia di pubblicare, di fare video e stare appunto su Instagram. E questo è quello che è successo. Poi una cosa un po' privata, che vabbè, vorrei dirlo a voi adesso, per quelli che mi seguono da tanto. Vi avevo detto che a giugno ho iniziato un nuovo lavoro, che però non sapevo, cioè non è che non sapevo.
che ero convinta, anche se era un lavoro stagionale, ero convinta che potevo andare avanti a lavorare o tantomeno a farmi assumere indeterminato. E invece alla fine del contratto, che era il 30 di settembre, il contratto non l'hanno più rinnovato. Avete visto che in quei mesi io facevo tanti straordinari, facevo tanto lavoro, non ero tanto presente su YouTube perché pubblicavo un video a settimana, ero praticamente sull'ambito del lavoro, ero concentrata a lavorare tutti i giorni e a divertirmi con le mie colleghe, il lavoro che mi piaceva, eccetera. Ed ero molto molto felice, non ero, diciamo, come si dice, ero felice in quei mesi. Poi dopo, sapendo che mi stava scadendo il contratto il 30 di settembre, appunto, non sapevo che poi non me l'avevano più rinnovato. Infatti adesso, in questi giorni, sto registrando un bel po' di video per recuperare le settimane che non ho appunto fatto i video e sto recuperando tutti i video un po' per aggiornarvi. Appunto, non ho un lavoro per il momento, sono senza lavoro, sto cercando ancora lavoro e mi dispiace perché sono trovata bene lì. Tra colleghe, tra lavoro mi sono trovata bene, ero felice, facevo tanti straordinari, lavoravo tanto, mi impegnavo. Poi, appunto, pensavo che rinnovavano il contratto invece di no, perché lì avevano detto che era stagionale, e stagionale, dopo che hai fatto quei mesi lì, dopo non ti prendevano più. Questa è l'altra cosa privata che mi è successo. Invece la cosa un po' più grave di quello che mi è successo è stato che la mia prima volta in tanti anni ho avuto un attacco di panico. Mai successo in vita mia, da quando sono nata, da quando sono grande. Non mi è mai successa questa cosa. Ho avuto problemi di salute, sto avendo per adesso ancora problemi di salute. Ovviamente lo so solo io e il mio ragazzo, e basta, non lo sa nessun altro, perché l'ultima settimana di settembre, quando mi scadeva il contratto, non mi avevano dato ancora una risposta sul fatto se mi rinnovavano il contratto oppure no. La prima settimana, il primo giorno della settimana, io ho avuto un attacco di panico. Sono stata malissimo una domenica, stavo malissimo. Appunto, non mi era mai successo. E cosa è successo? Che io ero in balcone, a un certo punto stavo giocando con i gatti, così. A un certo punto mi tremavano le mani, cioè le mie mani facevano così. E io non riuscivo a star ferma, no? E andavo avanti a fare così. Avevo Fiocco e Budino insieme. Quel giorno è stato brutto perché, non lo so, l'ho vista un po' male. Poi ho detto, boh, sarà il sole, sarà che non ho mangiato niente, per cui prendi il coniglio, mettilo via, cioè mettilo nella sua casa, prendi il gatto, portalo in casa e poi entro, no? Entro, chiudo la finestra, faceva anche un po' caldino. Vengo qua seduta sul divano perché poi c'era il mio, diciamo, compagno sdraiato sul divano e io mi sono seduta, no? E gli faccio, sto male, non mi sento bene, no? All'improvviso così. Stavo pensando al lavoro perché stavo pensando che ancora non mi avevano, diciamo, dato una risposta, no? E quello era il mio pensiero. Iniziavo ancora a tremare, più veloce, tremavo così, più veloce, non riuscivo a star ferma e continuavo a tremare. Poi a un certo punto mi mancava il respiro, non riuscivo a respirare, facevo così, mi agitavo, avevo un freddo della Madonna, tremavo, c'era il mio corpo, dalle mani sono passata tutto il corpo iniziava a tremare, ero agitatissima, non riuscivo appunto a respirare, ero talmente agitata che a un certo punto, dopo neanche 2 secondi, all'improvviso mi sono messa a piangere così, a
all'improvviso, senza niente, cioè così, perché stavo veramente male. E allora gli stavo dicendo: devo andare in ospedale, non ce la faccio, non riesco a respirare, sono agitata. Facevo così, cioè non riuscivo a star ferma. Infatti, lui era preoccupato perché è la prima volta che mi è successo. E allora hai bisogno di acqua davvero. Infatti lui ha provato a prendere l'acqua con lo zucchero da mangiare, qualcosina, no? Ma io non riuscivo neanche a bere, cioè prendevo il bicchiere e facevo così, avevo il bicchiere e i denti che tremavano e non stavo ferma. E appunto all'improvviso mi sono messa a piangere per 5 minuti, ma proprio 5 minuti, così all'improvviso. Stavo veramente male che volevo andare all'ospedale. Poi dopo un po' questo pianto mi è passato veloce, così 5 minuti sono durati, velocissimo. E però continuavo sempre a tremare. È durato, boh, mezz'ora più o meno, mezz'oretta è durato questa cosa qua. E dopo lui appunto mi ha dato l'acqua, mi ha detto di stare calma così. Però calcolate che per tutta la domenica io sono stata veramente male, che stavo male. Anche se poi dopo un po', dopo mezz'ora mi è passato quel tremore. Ho provato ad alzarmi ma non riuscivo, cioè continuavo dentro di me a stare male, ero tanto agitata, non riuscivo a star ferma. Andavo avanti e indietro, non riuscivo a respirare, facevo avanti e indietro. E lì mi è scoppiato praticamente il cervello, come per dire cosa sto facendo. Cioè, il mio pensiero era: devo andare, stavo troppo male, devo andare in ospedale. Però ovviamente lui fa: stai calma, adesso ti passa, quello è su giù. E vabbè, anche lui era molto preoccupato. Poi piano piano è riuscito a calmarmi. Volevo uscire, ma alla fine ho detto: ma se poi succede ancora, come faccio? E niente. Ha provato a farmi stare calma, a stare sul divano, però ero ancora agitata così. Per quasi tutto il pomeriggio ero agitatissima. E questo è quello che mi è successo la prima domenica dell'ultima settimana di settembre, quando appunto non sapevo ancora la notizia. La settimana di settembre stavo anche ancora male, con nausea e tutte cose un po', boh, stavo proprio male, agitazione, nervosismo. Poi quando mi hanno detto, diciamo il giorno dopo, che non mi prendevano più, basta, io mi sono un po' calmata, ma diciamo che in questi giorni, essendo che adesso non ho un lavoro, essendo che sono un po' preoccupata, diciamo che sono agitata ancora, ho quella mancanza di respiro, quelle nausee che ogni tanto vanno e vengono, ma non perché sono incinta, ma perché sono nervosa, sono stressata, ho problemi appunto di ogni tanto ho questi attacchi di panico mai avuti in vita mia e sono molto preoccupata. Per cui, allora, io non mi sono mai arresa, ho sempre cercato lavoro, ho fatto sempre il possibile per lavorare, domeniche, non domeniche, tutti i giorni, anche festivi, ho sempre lavorato, sono sempre stata una che lavorava. Però, vabbè, quando ti trovi bene in una ditta, con i colleghi, il lavoro che ti piace e poi dopo 3 mesi devi lasciare tutto perché ti dicono che non hanno più bisogno. Oppure non so che cosa è successo, diciamo che ci sei rimasta malissimo, per cui adesso appunto sono qua. Adesso in questi mesi, in que questi mesi, queste settimane sto cercando lavoro, ma intanto mi tenete compagnia a fare i video e in questa settimana vedete appunto i video che usciranno, che sto già registrando in queste settimane qua. E questo è quello che mi è successo in queste 2 o 3 settimane e nel mese di settembre. Poi il fatto anche che è mancata il mio cane, eccetera, sono rimasta anche lì un po' malissimo, sto ancora male, faccio altro che pensare e diciamo che sono un po' così così, per quello che certe volte non mi viene voglia di fare i video, non mi viene voglia di
registrare quello che faccio, farvi vedere quello che faccio, come ho sempre fatto. Non lo so, fatemi sapere se anche a voi è successo questa cosa qua, di questo tipo attacco di panico. In questo caso, come avete reagito e che cosa, se per caso mi succede ancora, che cosa devo fare? Specialmente se sono da sola, per me è peggio, molto peggio. Se lui non era con me, secondo me non so cosa succedeva, non so come reagivo se ero da sola. Meno male che c'era lui, che era successo quando c'era lui, perché 2 volte mi è successo. E non lo so, comunque fatemi sapere se anche voi è successo, se, come avete reagito e in questi casi cosa devo fare se per caso sono da sola. Ogni tanto, ripeto, ogni tanto mi succede quando sono da sola che mi manca il respiro, che mi viene l'agitazione, faccio avanti e indietro per tutta la casa, poi essendo da sola con i gatti, secondo me è ancora peggio. E è un po', sono un po' queste settimane un po' difficili per me. Però per adesso mi state tenendo compagnia se faccio i video e spero che troverò un lavoro che piace a me, un lavoro bello e che non sia un lavoro che mi sfruttano come mi hanno fatto in questi 3 anni. Ormai l'Italia sta andando a pezzi, ormai secondo me viviamo in un mondo proprio puntini puntini. E non aiutano le persone quelle che devono aiutare, o tantomeno non c'è un aiuto sul lavoro, perché non puoi lavorare 3 mesi, ti fai il culo e poi ti lascio una casa dopo 3 mesi. È da 3 anni che vado avanti a cambiare ogni volta il lavoro, o perché non mi piace, o perché non mi trovo bene, o perché non ti pagano, perché ho lavorato le domeniche e non mi hanno neanche pagato. Cioè, tutte queste cose assurde, che è una cosa. Allora, vabbè, io adesso sto dicendo queste cose qua come se sto parlando delle amiche o degli amici, quelli veramente quelli che mi seguono da anni e che mi ascoltano. Tutto qua, perché sennò non dicevo queste cose private. Almeno io parlo solo di questo, per il momento privato. Poi non so se parlerò ancora di altre cose private. Comunque, questo è quello che mi è successo. E appunto vedrò se cambierà ancora qualcosa, vi aggiornerò se riuscirò a fare ancora i video. Per adesso sì, perché sono a casa fino a quando non trovo lavoro. Poi vedremo come sarà il nuovo lavoro, come riuscirò a fare i video e boh, vedremo. Per il momento l'unica cosa che forse mi viene voglia è i vlog. I vlog sì, i vlog mi tengono tanto compagnia. E per il momento sto facendo tanti vlog e tanti svuota la spesa. Per cui ogni tanto faccio gli svuota la spesa che piacciono molte persone e vedo che molti me l'hanno chiesto. Ogni tanto faccio anche quei video lì. E niente, questo è quello che volevo, diciamo, dirvi. Quello che è successo. E niente. Detto questo, credo che questo è diventato un video chiacchierino, neanche un vlog. Poi è durato anche fin troppo. Scusate se mi sono dilungata, ma volevo appunto parlare di queste cose e farvi capire la situazione. Niente, se non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, che ci saranno altri nuovi video. E se volete seguirmi su Instagram, vi metto il mio Instagram qui. Mi raccomando, mandatemi un messaggio privato per dirmi che venite da questo canale, da Fragolina, così almeno posso aggiungervi. Ogni tanto seguo anche le persone e i profili anche di altre persone. E, per cui se volete seguirmi su Instagram, vi aspetto su Instagram, che lì ci sono tante cose che pubblico e che faccio. Vabbè. Adesso poco, però piace anche le foto che metto, tutte queste cose qua. E basta, tutto qua. Ho detto quello che dovevo dire. Mi sono un po' sfogata anche con voi. Dato che il video è durato tanto, io vi saluto.
E noi ci vediamo al prossimo video. Scusate se il video è durato troppo, però dovevo dirvelo. Ciao e al prossimo video.